Io dal mio piccolo osservatorio esterno del sindacato non posso dire, e soprattutto da cittadino calabrese, sono sicuramente d'accordo con quanto ha detto Franco Cimino. Per me non è una preoccupazione quella della Lega. Semmai io sono rimasto un pochettino sconcertato dalle osservazioni che ha fatto la signora Chianello, che credo che sia una cittadina di Cosenza, Sì. praticamente, ed è, fa parte, milita all'interno di una coalizione, cioè, però Sì. ha disegnato un quadro, sinceramente, a tinte fosche di C'è tutta la. una telefonata. Buonasera, buonasera. Non mi togliete il sole, Giuseppe, vi prego. Buonasera, la prego. Pronto? Sì, la sento, la sento. Buonasera, chiamo da Montalto Fugo, sono un Montalto. ex guainotte. Ah. Volevo ringraziarla per lo spazio che ci ha dato, per l'aiuto che ci ha dato, lei e Telespazio, e mi approfittavo per salutare Gianluca, il Gianluca musicista Persi. Certo. Gianluca Hai Persi. una domanda sul tema della serata? Sì, io volevo solo affermare che praticamente se a Roma, diciamo, i nostri politici fanno solo i notabili, gli yes men, magari curano i loro affarucci più o meno leciti, se nel Consiglio regionale sono 20 anni che più o meno ci sono sempre le solite facce, girano le solite facce, i soliti politici, dediti al malaffare più o meno Beh, non manifesto. tutti, dai, non Non tutti. tutti, non tutti, non tutti, ma No, malaffare perché lo fanno se male, per Giulia. questo. Ah, ecco, dice Giuliano, malaffare perché fanno male l'affare. Esatto. Beh, è chiaro che quello della Lega, che adesso è una provocazione, potrebbe diventare un pericolo, perché praticamente, come abbiamo visto, la Calabria, con i soldi che ha ricevuto prima dai fondi comunitari, dalla Cassa del Mezzogiorno, beh, dovrebbe essere una piccola, come dire, una piccola California. Invece, se guardiamo la sanità, se guardiamo il livello occupazionale, se guardiamo uno sfacelo continuo, è Sì. chiaro che questo è dovuto soprattutto alla carenza dei nostri politici, i quali dopo Giacomo Mancini, penso, dopo Misasi, sicuramente un vuoto. Un vuoto. Grazie al nostro amico di Montalto Fuoco, però se posso aggiungere una cosa non sommessamente, vorrei dire che gli ultimi studi politologici sulla Lega ci rappresentano un movimento, un partito che non ha più un connotato distintivo localistico. La Lega è partito ormai nazionale, tout court, nel senso che interpreta le ansie non solo della Val Brembana, o della Bergamo Alta, della Bergamo Bassa o di altre valli della pianura padana. La Lega interpreta le ansie, il primitivismo, direbbe qualcuno, ma lo diciamo in termini descrittivi e non degenerativi, di vaste fasce della società italiana che non insistono solo in quel territorio. Allora, perché pensare alla provocazione Cimino? Se la Lega non è più un partito localistico o come dire, autonomistico tout court, ed è stato forse l'unico in grado di enfatizzare o di tracciare la gigantografia di certi umori italiani anche fortemente tosti. Perché ancora vale questa Perché idea della Lega? la Lega che è nata come movimento dell'ovvietà federalista. No, beh, intanto la Lega è stata ed è nella crisi della politica nella quale ci trasciniamo da un quindicennio l'unica forza politica che aveva un progetto in mano. L'unica forza politica che ha avuto la determinazione di portarlo avanti con le provocazioni, con il linguaggio colorito, con Certo. no, eccetera. Quindi Con la questa, valigetta dei 200 man milioni. mano, vabbè, erano pochi rispetto alle altre valigette che ne contenevano 2 milioni, 2 No, miliardi. Vabbè, partì non con è questo il 200 discorso. milioni, No, poi arrivò vabbè, altro. no, scusami Giuliana, però io, Me l'ha detto Di guardate, Pietro, no? no, ma il discorso della Lega sta nella generalizzazione, nella sottovalutazione e nell'ironia che l'ha accompagnata per tutti questi anni. Sì. Bossi era uno scemetto, Del Bossi resto, era. scemo. Allora, Bossi, secondo me, è uno dei No, politici più intelligente. Certo. intelligenti Più che c'è in handicappato. Italia. No, vabbè, lasciamo stare, malato, ma no, non No, è proprio un esageriamo. handicappato No, 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 normale. ma No, purtroppo vabbè, lo è davvero. dai. Lo è Non gli davvero per la piace, malattia che l'ha ha un colpito. grande fiuto.
Ma quale Bossi fiuto? È un uomo intelligente. Ma quale fiuto? Il federalismo c'è già, ci sono le regioni. Cosa sono le regioni se non stati allora, federali? Allora, Bossi, tanto che adesso ci appellano anche i governatori. Guardate, noi non, la Calabria non si risolverà mai perché è abituata sempre a piangere su qualcosa, ad inventarsi un nemico esterno, quando il nemico è solo se stessa. Allora ha campato per tanti anni sull'alibi Lega, sull'alibi Bossi. Bossi non ci ha cacciato una lira mai. Chi? Bossi non ci ha cacciato una lira mai. Siamo Ma stati noi stiamo noi parlando di un saper, personaggio scusami. Che sputa no, sulla bandiera, scusa. Sputa sui valori nazionali, che è contro l'unità d'Italia, e pretendiamo che la Lega poi agganci tutte le regioni con una presenza sua. Ma qual è la dialettica di Bossi? Dove sono questi miglioramenti strutturali per l'Italia? Qual è il progetto bossiano? Sapete perché Bossi è andato avanti? Bossi è andato avanti perché è stato blandito dai politici in quanto partito numericamente valido per formare coalizioni, quindi blandito dal PDL-L e dal PDL ufficiale, da sempre, solo per la qualità numerica, ma non per la qualità di Miglio, di Pagliarini, insomma, di personaggi che non hanno nulla da aggiungere a una politica già che aveva espresso le mediocrità e le potenzialità in questi anni. Un attimo solo, Giuliano, preferirei giocare contro tuo figlio perché a pallone forse riuscirei a, diciamo, a cavarmela anche con quel campioncino che era tuo figlio a pallone, perché con te è più difficile, perché tu mi porti su un terreno che non è il mio, quello della nel quale io apparirei come il leghista più leghista no, del no, mondo. No, ma ho detto anche allora, io, ho fatto un'analisi. Giuliano mi fa passare. Allora, io faccio un discorso che è molto chiaro. La Calabria ed il Mezzogiorno ha i suoi guai perché non ha mai saputo affrontare i problemi antichi, quella che la storia ci ha consegnato con una unità d'Italia fatta con tempi diversi e con logiche diverse. E noi non siamo riusciti a far emergere la Calabria dalla sua condizione, perché lo dicevi tu prima, non abbiamo saputo utilizzare le risorse, quelle interne che vanno dal paesaggio, o questa cosa che mi crea no, un problema. No, non è quella, no, è la telefonata. Eccetera. Vai, concludi che poi sentiamo. Perché le risorse esterne le abbiamo perdute sul terreno della corruzione e della gestione, no, io e dico della corruzione, diciamo, da una parte, del malaffare, come avete detto, ma per una grandissima parte sul terreno della incapacità della di saperli finalizzare non è a fini così, produttivi. Non è così. Noi siamo stati i più grandi drenatori dei fondi della Cassa del Mezzogiorno, dei fondi straordinari del Mezzogiorno, dei fondi strutturali europei. Noi dreniamo i fondi, siamo maestri, tanto che sono allarmati tedeschi, olandesi, inglesi, cioè basta con la Calabria, perché i fondi arrivano solo in Calabria, ma destinati sempre e solo nelle tasche della classe politica, dei loro amici. È peccato che De Magistris sia stato... se no altrimenti ne abbiamo visto delle belle. Sentiamo la telefonata e poi restituiamo. No, poi facciamo parlare ancora Cimino. Va bene così. Buonasera, ci siamo. Io voglio soltanto dire che questo non li ha procurati un attimo Bossi. Solo. Questo voglio dire, non è la Lega il nostro nemico. Il nostro nemico, un attimo nostra, solo da casa. La Lega drena i soldi di Berlusconi. La nostra mancanza di coraggio. Calma. Poi quando potrò dire quelle cose su Bossi vorrei dopo, dirle. Dopo le dici. Sentiamo il telespettatore. Pronto? Buonasera, prego. Sì, buonasera, prego. Sì, buonasera. Le chiedo scusa, non la sento io comunque. Comunque, volevo dire questo. Da Reggio Calabria. Sicuramente i soggetti che stanno conducendo questa trasmissione, interrogati da lei, non conoscono attentamente la questione della Lega. Io non sono della Lega comunque, faccio questa premessa, anzi. Però io ricordo che almeno 14 anni fa la Lega fu presente in Calabria come Lega Calabria e si presentarono le liste alle provinciali, sia nel comune e sia nel territorio del Catanzarese, sia in quello del Cosentino. A prescindere da questo, chi, bene o male, si intende un po' di politica, una volta passato il federalismo, è chiaro
che la Lega Nord, che come progetto politico aveva il federalismo, è chiaro che sarà presente su tutto il territorio nazionale. Le ripeto, io personalmente non sono favorevole a questo tipo di concetti politici, né tantomeno sono favorevole a quelle che sono le esperienze della Lega. Però mi rendo conto che, sinceramente, avendo avuto, ha detto bene quel signore, avevo l'unico partito che negli ultimi 15 anni ha avuto un progetto politico, è stata la Lega. Ma qual è? Qual è questo progetto politico? Senta, le chiedo se me lo spieghi, però. Non è che può... spiegando io, non me l'hai consentito. Non me l'hai sì, consentito. Ma voi lo dite come il suo collega prima. Cosa mi ha detto? Ha avuto l'impegno di creare sì. il federalismo ed è passato. Quindi è stata una vittoria della Lega. Quindi ha dato dimostrazione alle proprie... Me lo spiega che cos'è il federalismo, sia lei che il politico qui vicino. Dal punto di vista semantico, dal punto di vista semantico.